Donne oltre gli schermi. La prima edizione dell'Ecco Film Festival è in programma dal 30 luglio al 2 agosto. 4 giorni fitti di appuntamenti, confronti, dibattiti nel pomeriggio, proiezioni la sera in Piazza Garibaldi. Numerosi gli ospiti che hanno già dato la loro adesione, a partire dal ministro per le pari opportunità Elena Bonetti. A produrre il festival, che si propone come un evento unico ben oltre i ponti lecchesi, destinato a diventare un appuntamento fisso dell'estate sul lago, la Fondazione Ente dello Spettacolo. La prima edizione di questo festival ha una dimensione nazionale, non è una delle tante belle iniziative che abbiamo messo in campo per la città, come la rassegna Ma che fin la vita, la riapertura della sala, è un progetto di Fondazione Ente dello Spettacolo condotto insieme a Confindustria Lecosondio, che ringrazio, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, di Regione Lombardia, della Camera di Commercio e della Fondazione Comunitaria delle Chiese e di tanti sponsor privati. È il desiderio della Chiesa Italiana, di Fondazione Ente dello Spettacolo, di ragionare sulla condizione femminile. Spesso nel mondo del cinema si parla delle violenze che le donne subiscono, le attrici, per emergere, e noi vogliamo parlare in positivo del ruolo della donna nella società, e lo facciamo con il cinema, con 4 giorni di proiezioni, di dibattiti, di incontri e di altre arti come il teatro, la letteratura, che porteremo qui all'Ecco con nomi davvero di caratura nazionale e internazionale. Ci saranno proiezioni alla presenza delle protagoniste dei film, quindi registe, esordienti, attrici affermate, e poi avremo momenti di incontro e dibattito, talk in piazza con anche le protagoniste del mondo culturale, sociale, economico della città di Lecco, della regione Lombardia, e nomi del giornalismo conosciuti in tutta Italia come Gianni Riotta, Tiziana Ferrario. Ci sarà con noi Maria Grazia Cucinotta nella sua veste di attrice, porterà un film molto legato a lei. Ci sarà con noi Elisa Moruso, una regista più che emergente, ha curato il documentario su Chiara Ferragni e molti altri film sul tema del corpo femminile e della bellezza, di cui ci parlerà durante l'evento. Avremo inoltre Chiara Francini, attrice e scrittrice, e tante altre protagoniste del cinema italiano. Confindustria si dà al cinema, anche questo un modo per tentare di ripartire. Un insieme di lavori che varie associazioni e vari enti hanno fatto insieme. In questo momento di grandissima difficoltà, dove veramente per uscire da una crisi oggi radicata bisogna solo pensare e stare insieme. Questa è un'opportunità straordinaria che ci si è presentata, e quindi volevamo che il mondo imprenditoriale fosse vicino anche al mondo culturale della nostra città.